Sente? Sentite? Non tanto, o sì? Dimmi solo se senti, adesso sì, sento anch'io. Allora un minuto esatto e iniziamo la celebrazione. Chi può, ci raccogliamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. I grazie si dicono sempre alla fine. Siccome però c'è una persona che voglio ringraziare che so che non potrà ascoltarmi alla fine di questa Eucarestia,
Ci tengo ad anticiparne uno, poi gli altri li ringrazio alla fine. Ma volevo ringraziare Alessandra Giovannini, direttrice del Castello di Racconigi, che ci ha permesso, si è spesa per poterci accogliere qui oggi, quindi un grazie di cuore in anticipo, sapendo che non posso ringraziarla alla fine. E allora, con questo clima di festa, di gioia, di allegria che caratterizza quando c'è una festa patronale, ci mettiamo in un cammino unitario, in un cammino comune. Oggi siamo presenti tanti con le associazioni, con le rappresentanze di questo territorio, perché abbiamo necessità di sentire che c'è un cammino comune che ci accompagna, che ci guida. Noi abbiamo voluto cristianamente interpretare questa guida, ci sono le effigi qui davanti a me, della Beata Caterina, del Clemente Marchisio. Hanno vissuto in epoche diverse, ma tutte e due sono accomunati da un cammino di santità. Santità che non è fatta per stare col collo torto dentro le chiese, ma santità che deve dire qualche cosa all'umanità su come essere felici. Perché lo scopo di ogni cristiano è essere felice. E io vorrei dire che in questo abbiamo un servizio e un compito da portare avanti, trasmettere gioia e felicità. Ovviamente, quando dico queste parole non posso essere frainteso, non intendo dire goliarderia. Serve anche quella nella vita, eh? La goliarderia, poi in questi giorni ce n'è tanta, insomma, le giostre, ed aiuta anche quello. Ma la gioia è qualcosa di più profondo che cercheremo di interpretare, di comprendere anche attraverso il dono della scrittura, che è una saggezza antica, che è rivolta sì ai cristiani, ma è rivolta a tutti. Allora ci mettiamo in questo cammino, ci uniamo e anche con il cuore ci mettiamo davanti a Dio. Se qualcosa ci ha allontanato da Lui e dalle altre persone, beh, di questo con molta semplicità chiediamo perdono. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Oh,
preghiamo. La fraterna intercessione dei beati Clemente Marchisio e Beata Caterina ci ottengano il tuo aiuto, o Signore, perché celebrando devotamente la loro memoria possiamo essere partecipi della loro sorte beata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Benedici, Signore, anima mia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le sue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa della tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, ma rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldare il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Acclamiamo la parola del Signore. Alleluia.
Possiamo sederci un istante. I protagonisti del Vangelo sono due debitori. Uno doveva 10.000 talenti, uno 100 denari. Ora, non ricordo bene i corrispettivi. Il Vangelo, ovviamente, allora, la scrittura, la più recente, ha circa 2.000 anni. Però si va anche più indietro, perché l'Antico Testamento ha ben più di 2.000 anni. Ora, qualche volta potrebbe apparirci che si esprima con un linguaggio a noi non appartenente. Certo, è stato scritto anche con la cultura di chi l'ha scritto, e sono 2.000 anni fa. Eppure il Vangelo abbiamo continuato ostinatamente a leggerlo anche 2.000 anni dopo, fino a oggi, nel 2023, perché il contenuto invece resta valido, e vorrei cercare di dare un piccolo contributo perché tutti potessimo attingere a una sapienza che va oltre i confini delle etichette. Vorrei dire con tranquillità e pace di coscienza che il Vangelo si può tranquillamente rivolgere anche a chi non si riconosce come cristiano. E a maggior ragione in questo contesto in cui celebriamo un'Eucarestia cristiana, evidentemente, ma in un contesto laico, perché il castello è un luogo di passaggio di tante persone, di tante culture, siamo aperti su una piazza, non so se siamo tutti cristiani, ma ritengo che nessuno deve sentirsi offeso, anzi, il Vangelo può dire qualche cosa a tutti, indipendentemente dall'etichetta a cui ci sentiamo più vicini. E questo Vangelo in particolare, in modo provvidenziale, vi ho detto all'inizio di questa Eucaristia che il tema era la felicità, e non mi rimangio la parola, anche se apparentemente quello che abbiamo ascoltato sembra difficile da coniugare con la felicità. Abbiamo sentito parlare di debito, abbiamo sentito parlare di quest'uomo che ha 10.000 talenti da restituire. Ora, è una cifra paradossale, io non ricordo bene le unità di misura per trasformarvele, ma so che a oggi corrisponderebbe a una cifra irrealizzata, potremmo parlare di 10 miliardi di euro. 10.000 talenti dell'epoca corrisponderebbero più o meno a questo. Ora capite che probabilmente nessuno aveva un debito così. È un paradosso che Gesù vuole portare per dirci una cosa ben precisa. L'altro dopo, invece, altro debitore, ha un debito irrisorio, 100 denari, 300 euro, 400, cioè una cifra irrisoria. Il primo implora, ha l'usanza che non è tanto diversa da oggi, quando non potevi pagare un debito, venivi incarcerato, tu, tua moglie, i tuoi figli, venivi reso schiavo perché con il tuo lavoro pagassi quello che non potevi pagare. Sono alcune situazioni bancarie odierne che non è che si allontanino proprio tantissimo. Chiusa parentesi, non è l'argomento del giorno. Aveva un debito enorme. Giusto in questi giorni il Presidente della Repubblica ha parlato di impresa, non di rapina. Quindi uso parole del Capo dello Stato, cioè si sforza di comunicare un capitalismo onesto e non di rapina. Due debiti paradossali, uno minimo, uno enorme, di cui il primo, inimmaginabile, viene interamente condonato per un semplice motivo. Perché quest'uomo, piangendo, si mette in ginocchio e dice: abbi pietà di me, non li ho. E gli viene perdonato. Ma lo stesso a cui è stato condonato, trovando un suo compagno che gli doveva ma tanto di meno, lo farà gettare in carcere. Ovviamente poi c'è il finale, che non è un lieto fine. Il finale è quello che proviamo tutti nello stomaco sentendo una storia del genere, la rabbia, dice: ma scusa, a te hanno perdonato l'infinito e tu 300 euro non riesci a condonarle, 100 talenti non riesci a condonarli, verrà mandato in carcere a sua volta, eccetera. Il finale è quello che in fondo ci aspettiamo, corrispettivo alla grettezza che quest'uomo usa nei confronti del suo compagno dopo che è stato perdonato, condonato in enormità.
Vengo al tema, che è quello della felicità. Questo Vangelo che parla di perdono ci parla di felicità, tocca uno dei temi più delicati che possiamo metterci in ascolto. È un tema che chiederebbe tanto tempo, provo a riassumerlo il più in fretta possibile, chiedendovi la pazienza di sapere che è un tema che ci riguarda, perché la questione del perdono ci riguarda tutti ed è spinosa, perché tanto chi vi parla, come tutti voi che siete presenti con me in questo momento di preghiera, sappiamo benissimo che il tema del perdono è un sasso nella scarpa che abbiamo tutti e che ci fa male, perché perdonare è faticosissimo. E non sarò qui a dire dovete perdonare, perché tutti siamo in questa difficoltà, lo ripeto, compreso chi vi sta parlando. Eppure il Vangelo insiste su questa cosa con un Pietro, il protagonista iniziale prima della parabola, che vuole farsi bello. E va da Gesù e gli dice, sentiva che Gesù parlava, che bisogna perdonare. Allora lui si fa bello. E l'Antico Testamento diceva che bisognava perdonare fino a 3 volte. Allora Pietro, poi inorgoglito, arriva là e gli fa, Gesù, ma bisogna perdonare quante volte? Fino a 7 volte, cioè da 3 passa già a 7, quindi insomma, E l'altro gli risponde allegramente, non ti dico 7, ma 70 volte 7, cioè all'infinito. Se ci ragioniamo un istante dici, va bene Gesù, tu sei figlio di Dio, fa un po' quello che ti credi, fa quello che vuoi, ma noi, quando se tu mi pesti il piede oggi, ti perdono. Dico, vabbè, dai, ok. Se però me lo ripesti tra un'ora, può darsi che troverai ancora un po' di pazienza. Ma la terza volta un pugno in faccia non te lo leva nessuno. Cioè, voglio dire che a noi non ci viene così, voi, no, io ti perdonerò sempre, perché a un certo punto c'è da stabilire anche una giustizia. Ma allora, più che dobbiamo uscire dal tema morale, qui non c'è una questione morale. Se sei cristiano devi perdonare, ma questa roba qui è un pregiudizio che ci porta o a smettere di essere cristiani o a far finta di niente quando arriviamo a questo passaggio. Il tema non è morale, ma è esistenziale. E vi dirò subito che la questione del perdono non è un atto di generosità, ma, e qui arrivo al tema della felicità, è un atto estremamente, il termine sembra negativo, ma prendetelo nell'accezione positiva, è un atto estremamente egoistico il perdono, cioè, traduco meglio, di affermazione della propria necessità di vita. Quando tu procrastini negli anni la rabbia nei confronti di qualcosa o di qualcuno, l'unico a perdere l'esistenza sei tu nella tua rabbia. E guardate che è un tema che ci riguarda tutti. Quante volte nel dialogo sentiamo dirci, se siete in confidenza con qualcuno che vi ha dato delle confidenze, spesso sono in ascolto di questo, padre, sono sempre arrabbiato, sempre arrabbiata. E sì, guardate che questa è una componente, non è che malcomune mezzo gaudio, ma è una componente che ci attraversa tutti, la rabbia. Ne abbiamo motivi in abbondanza, perché la vita, a volte siamo anche noi a non giudicare bene, ma la vita ci consegna innumerevoli motivazioni per essere arrabbiati. Nei confronti della vita stessa, nei confronti delle persone che abbiamo accanto, a volte persino con Dio, possiamo sentirci arrabbiati. Il vero problema della rabbia è che finiamo in un vortice da cui, guardate, quando trovi una persona arrabbiata, si sfigura in volto e vede tutto sotto quella prospettiva, fino al punto da isolarsi, perché non riesce, a causa della rabbia interiore, non riesce più a vedere il bene che ha accanto. Quello che sto dicendo è universale. Non è cristiano cattolico, è il tema che attraversa l'umanità, la mia e la vostra, l'umanità di tutto il mondo. E il Vangelo, nella sua saggezza, ci consegna, devo definirlo così, un antidoto contro la nostra rovina. Quando ci parla di perdono, non ci sta dicendo
devi il cattolico pio in ginocchio se non fa così. Non c'entra niente la morale. Ci sta dando una via di uscita. Allora però capite che è un tema delicato, non è una roba che si può bistrattare con un articolo di giornale, no? Sa, un tempo la donna a cui gli ammazzano il figlio, arriva il giornalista che gli dice: lei perdona? Ma fico secco, non ti perdono. Il perdono è un tema esistenziale che si cammina, con cui si può crescere, è una possibilità di via di uscita dalla propria sconfitta esistenziale. Perché quando cominci a lasciarti impossessare dai tarli della rabbia, per tanti motivi giusti, subiamo tutti torti, tanti, che ci mettono nella dimensione di poter cadere anche giustamente nella voglia di vendetta, di rabbia. E sapete però la prima vittima chi è? Tu, che passi l'esistenza sfigurato, arrabbiato, già morto prima di morire. Allora il Vangelo non ci appiccica un peso in più: se sei cristiano devi anche perdonare. Mizzica signora, ne ho già tante, mi devi anche appiccicare altri pesi. No però, no. Il Vangelo ci consegna una ricetta di sopravvivenza. Per questo ho usato il termine, guardate che quello che c'è scritto oggi è egoistico. Il Vangelo ci vuole felici, non ci consegna dei mattoni sullo stomaco da portare oltre a quelli che dobbiamo portare già tutti i giorni. Ci dice: vuoi uscire dal tuo senso di sconfitta esistenziale? Comincia a pensare all'opportunità non dovuta, non sei obbligato, ma c'è una possibilità che tu, soggetto leso, possa tornare a stare meglio. Come? Iniziando il lento percorso del perdono, che innanzitutto parte da dentro di sé, non sono subito gesti esterni, Perché, allora, il perdono perfetto comprende che ci si venga incontro dalle due parti, non è sempre possibile, perché se l'altro non ne vuol sentire, non ne vuol sentire. E allora a un certo punto rimane anche un po' sospeso, ma il cammino inizia già dentro di te. Quando tu arrivi a dire: se si presenteranno le condizioni, sono disposto a perdonare, sei già sulla via della rinascita. Allora il Vangelo consegna a tutta l'umanità, indipendentemente dalle etichette, un messaggio di felicità per dire: vuoi tornare a vivere? Iniziati sulla strada del perdono. Chiudo dicendo l'ultimo, quindi vi ho dato non il motivo morale per cui bisogna perdonare, ma vi ho dato il principio umano a cui il Vangelo di fatto si riferisce per convincerci della necessità di incamminarci sulla strada del perdono. E l'ultimo motivo però, se non ci fosse bastato, ci dice: ma perché alla fine allora bisogna perdonare? Ok, perché sto meglio, ma non solo. La parabola. Perché noi siamo dei perdonati. Fino adesso ho insistito sul fatto che tutti siamo dei lesi. Tutti abbiamo dei motivi per essere arrabbiati, perché tutti abbiamo subito, grandi o piccoli, dei torti, a destra e a sinistra. Però attenzione, siamo anche gli autori dei torti. Io sono un autore dei torti, ne ho in mente qualcuno. E ho anche in mente, non è avvenuto subito, ma ho anche in mente nella mia storia personale quando sono stato progressivamente perdonato di alcuni torti compiuti involontariamente. Tutti siamo autori di torti dati, ne subiamo ma ne affliggiamo. Allora la radice finale del perdono è: ma se tu sei un perdonato, non puoi interrompere questa catena negando il tuo a chi ne avrà bisogno. Ci vorrà tempo, servirà coraggio. Al contrario di quello che si pensa, chi perdona è un debole. Ci vuole un grande coraggio a perdonare, altro che debole. Ma è la strada della vita.
è la strada della, uso un termine più cristiano, è la strada della risurrezione. Credo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Sa discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'amore verso il prossimo, il perdono fraterno sono ciò che ci permette di tornare a nuova vita. E la forza per viverli concretamente scaturisce dall'ascolto della parola e dell'Eucaristia condivisa. Preghiamo e diciamo: donaci la forza del tuo amore, o Padre. Donaci la forza del tuo amore, o Padre. Per la Chiesa, perché sia sempre più luogo di perdono e di accoglienza reciproca e, con l'esempio dei suoi pastori, sproni tutti alla conversione del cuore e all'adesione al Vangelo. Noi ti preghiamo. Donaci la forza del tuo amore, o Padre. Per gli insegnanti e per coloro che si occupano della formazione sociale e politica, perché aiutino i cittadini a crescere nella solidarietà verso chi soffre a causa della malattia o della povertà. Noi ti preghiamo. Donaci la forza del tuo amore, o Padre. Per tutte le famiglie cristiane, perché dalla fede che professano possano attingere la forza per diffondere la cultura dell'incontro, sconfiggendo ogni forma di rancore e di sospetto. Noi ti preghiamo. Donaci la forza del tuo amore, o Padre. Per la nostra assemblea liturgica, perché ciascuno possa sentirsi il prolungamento della bontà e dell'amore di Dio in ogni ambiente in cui dominano l'egoismo e il sopruso. Noi ti preghiamo. Donaci la forza del tuo amore, o Padre. Signore, ascolta la nostra preghiera, perdona ogni nostro pregiudizio e desiderio di affermazione, e trasforma in opera buona ogni desiderio di bene, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio siano graditi a Dio Padre Onnipotente. Sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci alziamo. Portando all'altare i nostri doni, nella festa dei Beati Racconigesi, supplichiamo la tua clemenza, o Signore, perché da questo sacrificio salga a te la lode perfetta e scenda su di noi la pienezza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ed è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei beati Clemente Marchisio e Caterina ci offri un esempio. Nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno. Nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, è versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza,
E ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In questa Eucaristia una preghiera particolare per Bertola, Gianni e Sebastiano, Bono Maria Letizia in Allocco e Giancarlo, Paschetta Agnese in Bono, Reburdo Giacinta, Borgogno Matteo, Ivaldo Vandoni, Milanesio Caterina, defunti Bono Giovanna e i defunti delle famiglie Piatti, Olivero Gabriele, Caterina Allasi e Bartolomeo Perrone, Mariangela Causin, Nuccia Barale, Boretto Filippo e Giovanna, Fantone Michele Mariuccia, Anna, Antonio e Margherita, i defunti della famiglia Isoardi, Suor Mariangela, tutte le anime abbandonate del purgatorio, Egidio, Adelina Coccio, Giovanni e Lucia Scavino, Rosanna Coccio, Luigi Scavino, Marco Zampese, Maurilio Coccio, Donaldo Coccio, Suor Fiorenza Coccio, i defunti delle famiglie Scavino e Coccio. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Beati Clemente Marchisio e Beata Caterina, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Vangelo ci ha parlato di necessità del perdono come cammino di rinascita ed è proprio nel Padre nostro che Gesù ce lo riconferma: rimetti a noi i nostri debiti come tu li hai rimessi a noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per chi desidera ricevere l'Eucaristia, faremo due file sulla mia destra, quindi oltre le bandiere dei frazionisti, ci saranno due file, due ministri verranno lì. Due file verranno fatte alla mia sinistra, dopo le tra le sedie e tra l'amministrazione e la banda, e cerchiamo di defluire con calma, faremo tutti la comunione. Un ministro verrà dal coro e dalla banda. Thank you.
Prima del lancio dei palloncini, che ho già visto qualcuno volare via, teneteli, sennò poi non ce n'è più, e lo dico fin d'ora, Racconigi Eventi non ha avuto solo attenzione coreografica, ma ha avuto anche attenzione ecologica, perché questi palloncini sono realizzati in amido di mais o di riso, non mi ricordo più. Ma insomma, sono una dimensione che si disgrega facilmente nell'atmosfera, non danneggeranno le cicogne che sono più impegnate a distruggere il tetto di San Giovanni e non hanno preoccupazioni per i palloncini. Quindi possiamo stare tranquilli che da quel punto di vista, no, a parte gli scherzi, era una battuta, però ringrazio anche Racconigi Eventi che ha avuto questa grande attenzione anche ecologica. Prima però del lancio dei palloncini ho due preghiere da rivolgere su una fascia di persone a cui credo che tutti dobbiamo prestare attenzione. So che qui in mezzo molti di voi ragazzi hanno portato gli zainetti, sono appena iniziate le scuole. Vorrei offrire a tutti voi, spero abbiate messo le materie più difficili dentro lo zaino, che insomma il Signore ci dia una mano, ma soprattutto che il Signore benedica il vostro lavoro. Perché lo studio è il futuro delle nostre società. Dove c'è cultura c'è anche uno strumento di società più matura. Con voi benedico i vostri insegnanti, qualcuno sarà qua in mezzo, qualcuno sarà altrove, perché il compito educativo è comunque una delle cose più quanto difficile, ma più importante della nostra città. Subito dopo dirò una preghiera su quelle persone che sono alle mie spalle, che sono i capi scout del Racconigi 1 e gli animatori della parrocchia, perché insieme, ho citato i vostri insegnanti ragazzi, ma accanto alla scuola c'è un mondo educativo che si impegna con costanza sui nostri territori. Qui ne abbiamo un esempio grande, che sono il gruppo scout, che è una presenza radicata sul nostro territorio, una presenza cristiana di formazione, una bella presenza educativa, e con loro gli animatori dell'oratorio che si spendono perché le attività siano gioiose ma improntate alla crescita umana. Allora la prima preghiera la rivolgo per voi ragazzi con i vostri insegnanti, che il vostro lavoro di un anno sia proficuo. Non basta, è la benedizione sugli zaini, poi bisogna studiare però. Allora la benedizione di Dio Onnipotente ragazzi scenda su tutti voi che avete iniziato il vostro percorso di quest'anno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sugli animatori invece, animatori e capi scout, voglio offrire questa preghiera perché il Signore vi accompagni in quello che è il compito delegato dell'educazione. Ricordatevi sempre che essere capo e animatore non è il corrispettivo di giocoliere. La giocoleria l'abbiamo vista, chi frequenta Torino, la giocoliera è quello che per strada ti anima al semaforo e non ti fa annoiare. Il vostro compito è anche quello di non far annoiare i ragazzi, certo, perché siete giovani e avete l'allegria nel cuore, ma è più alto, è quello di educare ragazzi più giovani di voi a diventare uomini e donne capaci di inserirsi e di amare questo mondo. Signore, Dio nostro e fonte della vita, ti benediciamo e ti ringraziamo per aver chiamato questi animatori e questi capi al compito oneroso e gioioso insieme di aiutare la crescita umana, spirituale ed ecclesiale dei fratelli e delle sorelle più giovani. Fa, o Signore, che non si perdano mai di coraggio in questa delicata missione, non si lascino mai vincere dalla stanchezza, dalle difficoltà e dalle illusioni. Dona loro un cuore attento all'ascolto della tua parola, perché possano sempre essere tuoi veri testimoni ed educatori, a maggior gloria di Cristo nostro Signore. Ho pregato per le insegnanti, per voi ragazzi, per gli animatori, per i capi. Era solo un refuso, ma era perché ci stavo arrivando. Preghiamo anche per i catechisti,
perché anche loro, con voi animatori, con voi capi, si inseriscono nel delicato compito dell'educazione. Per tutti voi ci rivolgiamo ancora una volta ai beati attraverso quella preghiera semplice di Maria e diciamo per tutti voi: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ragazzi, vi chiedo ancora proprio un minuto di pazienza e poi ci troviamo a lanciare i palloncini. Non è solo un dovere, è anche un dovere quello che sto per compiere, però è anche un piacere. Ho bisogno di fare alcuni ringraziamenti, perché questo evento, che io credo sia un bel evento, questa Eucaristia celebrata nella piazza più rappresentativa della nostra città, è un evento unificante, bello, ma contrariamente a quello che si può pensare, cosa ci va a preparare una messa? Ci va tanto tempo, specialmente una messa come questa. Sono tanti gli attori e i collaboratori che ringrazio di vero cuore. Il primo della lista fra tutti non può che essere Racconigi Eventi, perché in tutti questi anni, prego, devo dire che è venuto incontro prima di tutto un mio desiderio. Perché dal mio arrivo 7 anni fa, che tra l'altro compio domani, perché io sono arrivato il 18 di settembre, era la festa di Racconigi, sono 7 anni che sono qui a Racconigi e Murello, il primo desiderio che ho sentito era di poter unificare la festa religiosa alla festa civile, che veniva, se lo ricordate tutti, veniva celebrata in 2 momenti separati. Intorno al 4 di settembre veniva celebrata la festa religiosa e poi la terza di settembre la festa, diciamo, civile. A me sembrava non un bel segno questa disunione, questo cammino parallelo, che non voleva dire contrasto, ma voleva dire due cammini paralleli. Bene, Racconigi Eventi fu una delle prime associazioni che io contattai per chiedere: ma non possiamo fare delle cose insieme? E devo dire che fin da allora c'era ancora Enrico Inverso, poi è succeduto Irene. Tutti hanno sempre collaborato perché questo momento diventasse un momento tutti insieme. Allora un grazie di cuore a Racconigi Eventi anche per il lavoro di quest'anno. L'ho ringraziata prima, è dovuta scappare, ma la torno a ricordare, la direzione del castello Alessandra Giovannini, che senza il suo permesso ovviamente non potremo essere qui. Ringrazio tutte le componenti del Consiglio Comunale che presenziano e onorano questa assemblea liturgica. Devo ringraziare in modo speciale il responsabile alla viabilità, Paolo Crociani, che ci ha permesso, strutturando la viabilità ad hoc, di far arrivare la Corale di Murello, che ci sta sostenendo insieme al coro di Racconigi, ma che con le strade bloccate non sarebbe potuto arrivare. Paolo Crociani ci ha trovato lo strumento per arrivare qua. Insieme all'amministrazione non posso non ringraziare l'Arma dei Carabinieri, che è sempre presente e ci onora con la loro presenza, e tutte le associazioni che sono qui convenute: la Protezione Civile, la Banda, che ci onora con la loro musica, i Vigili del Fuoco, l'AVO, l'AVIS, la Croce Rossa, i Templari Cattolici d'Italia, i frazionisti con le loro rappresentanze, Oia, Canapile, Tagliata, già citato ma lo ricordo, il gruppo scout di Racconigi 1. Tutti i volontari della parrocchia che hanno lavorato insieme a Racconigi Eventi per l'allestimento strutturale di questa piazza, le riprese in streaming, tra l'altro lo ricordo, se avete piacere, la celebrazione è tutta interamente registrata e sul canale YouTube della parrocchia, per tutti coloro che hanno sostenuto la liturgia, quindi il coro di Racconigi, il coro di Murello, i chierichetti che sono sempre presenti e importantissimi, i membri della confraternita della Beata Caterina, gli animatori della parrocchia. Grazie di cuore a tutti. Ho cercato di fare i compiti a casa perché ringraziare è doveroso ed è un piacere.
ho sempre il terrore di dimenticare qualcuno. Se in tutto questo elenco qualcuno è stato dimenticato davvero di cuore, non è voluto, è umano, per cui vi chiedo di perdonarmi. Abbiamo parlato di perdono, perdonatemi in anticipo se ho dimenticato qualcuno. Lascio solo due avvisi e poi lanciamo i palloncini. Avete trovato il giornale della parrocchia sopra le vostre sedie, non serve per il caminetto, va letto. Lo portate a casa, beh, quando l'avete poi letto bene fino in fondo potete anche usarlo per il caminetto. Lunedì, cioè domani, è l'ultimo giorno di festa Racconigi, i ragazzi siete ancora a casa da scuola, vi siete tutti invitati, ma anche noi grandi, con le famiglie, adulti, anziani, ai giochi di una volta al sapore di brace. Dalle ore 17 in avanti ci sono tutti i giochi di una volta, quindi per una volta non sono elettronici, ma sono come si giocava una volta, ma vi assicuro che sono appassionanti, sia per i ragazzi, sia per noi adulti. E dalle 5 in avanti c'è la possibilità di condividere insieme, con poca spesa, da mangiare e poter mangiare cena in allegria. Il gruppo del martedì organizza la tombolata con i più adulti. Allora, adesso, come promesso, chiederei a tutti i ragazzi che sono presenti di venire qui sul sagrato. Tutti bimbi, tu bimbi e ragazzi, e anche le medie. Non un ultimo, io chiedo a tutta la comunità, ringraziamo Don Maurilio per questa sua visione di unità insieme, se lo merita veramente. E poi una cosa particolare, non so se avete sentito l'inno ai beati, perché avevamo la lode alla beata e c'era un canto al clemente. Ma lui ha composto personalmente l'inno ai beati racconigesi con questo canto bipartisan. Grazie mille, grazie di tutto. Grazie Sergio. Allora ragazzi, qui sopra, venite qui sopra, salite, 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 qui dove ci sono i templari, venite qua, qui nel primo gradino. Molto bene, fermi lì, fermi lì, fermi, 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 fermi. Ok, ok. Saliamo qui sopra, lì, fermi lì. Il senso e il significato. E ancora un grazie, lo ricordo. I palloncini sono di materiale ecologico. Aspettate a lanciarli, che sennò non li abbiamo più. Sono di materiale ecologico, si smembreranno molto presto, non vanno a danneggiare l'atmosfera. Ma il colore che salirà verso il cielo in onore dei beati sia l'allegria con cui voi ragazzi, i vostri animatori, i catechisti e gli insegnanti costelleremo le nostre città, i nostri paesi. Allora al mio tre lanciamo i palloncini. Ragazzi, tutti pronti? Tutti? Siete pronti? Tre, due, uno, via! La banda! O poi recuperatevi i figli però, non lasciateli tutti qua. Grazie a tutti. A poco. Abbiamo 5 dell'IOVGF, uno di RMBlaze. Allora, una foto con gli animatori, i capiscauti, i chierichetti. Poi chiedo, subito dopo chiedo all'amministrazione con il maresciallo dei capiscauti.